Dopo l'enorme successo del suo sfarzoso The Millionaire, il regista inglese Danny Boyle si cimenta con la sua opera più minimale, 127 ore, e invece di un cast numeroso in pieno stile Bollywood, affida il tutto alla capacità del giovane ma navigato James Franco. Aaron è un ragazzo con la mania degli sport all'aria aperta e appena può stacca dalla routine cittadina e si rifugia negli ampi spazi dello Utah per fare scalata o qualche corsa con la sua mountain bike. Durante una di queste escursioni però gli capita di scivolare dentro la gola di un canyon dove rimane con il braccio incastrato tra la parete ed una roccia. Iniziano i 6 giorni più lunghi della sua vita, durante i quali proverà di tutto per liberarsi e rimanere in vita, e soprattutto quelle interminabili 127 ore gli offriranno il tempo di riflettere sulla sua vita, sugli errori fatti e sulle occasioni perse fino al momento cruciale, decidere se abbandonarsi alla morte o tagliare con un coltellino il proprio braccio. Ispirato da una storia vera, 127 ore è forse la sfida cinematografica più difficile per Danny Boyle, riuscire a coinvolgere lo spettatore nonostante le 127 ore di immobilità del protagonista e quindi della storia. Il risultato è la candidatura come miglior film alla prossima edizione degli Oscar. Dunque la scommessa è vinta.